Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di One Piece Spunti di riflessione. Anche oggi andremo ad analizzare i tre spunti inerenti al nostro manga preferito. Direi di cominciare con il dottor Vegapunk, questo personaggio enigmatico e misterioso di cui sappiamo veramente poco. Infatti non è mai apparso, non sappiamo che aspetto abbia. È stato introdotto per la prima volta da Kobe. E sappiamo che ha delle conoscenze che vanno avanti di 500 anni rispetto a quelle attuali. Ha capito ad esempio il modo di far attraversare le fasce di bonaccia dalle navi. Infatti, basta rivestire il fondale della nave stessa con agalmatolite. L'agalmatolite è un minerale che sprigiona l'energia del mare e quindi possono attraversare indisturbati questo tratto di mare poiché i mostri marini non si accorgono del passaggio. Ha capito anche il sistema per far mangiare i frutti del diavolo ad oggetti, come ad esempio la spada di Spandam e il fucile di Mr. Four. Ha costruito i pacifisti, immagazzinando in essi anche il potere del Pika Pika, ovvero la capacità di lanciare il G-Laser. E cosa molto importante, ha trasformato Kuma. Prima da umano a cyborg e successivamente da cyborg a macchina priva di personalità. Sappiamo appunto che con Kuma ha un rapporto molto stretto e questo a me mi ha dato molto da pensare. Inoltre, durante l'ultima modifica, quando è stato trasformato da cyborg a macchina priva di ogni qualsiasi personalità, sappiamo che è stato reimpostato per difendere la Sunny fino al ritorno di Ruffy e compagni. Anche questa cosa mi ha fatto un po' insospettire. Quindi mi chiedo, non sarà che anche il dottor Vegapunk, così come Kuma, sia un infiltrato dei rivoluzionari nel governo mondiale? Io ho questo dubbio che mi assilla da un po' di tempo. Voi che dite a tal proposito? Scrivete ovviamente qui sotto. Secondo spunto di riflessione, sono i Jolly Roger di Doflamingo e di Trafalgar Law. Come potete vedere, sono molto 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 simili. Oda, in tutto One Piece, in questi 14 anni, ha disegnato tantissimi Jolly Roger, ma mai nessuno si è mai rassomigliato così tanto. Solo un'altra volta abbiamo avuto un esempio di due simboli molto somiglianti ed era il marchio impresso dai draghi celesti agli schiavi e il sole che avevano tatuato sul corpo gli uomini pesce. Come sappiamo, questo sole deriva dall'altro tatuaggio. Quindi mi chiedo, non è che tra Trafalgar Law e Doflamingo ci sia un legame? Magari prima erano alleati e successivamente uno dei due ha deciso di separarsi? Oppure magari Law era un sottoposto di Doflamingo e ha deciso di ribellarsi e di andare in strada per conto proprio? Così che da cambiare, da modificare parzialmente il proprio Jolly Roger? Oppure magari sono ancora alleati e magari Law è stato mandato proprio da Doflamingo a Marineford per salvare Ruffy per uno dei suoi, diciamo, scopi nascosti, segreti, che nessuno ancora conosce? In fin dei conti sappiamo bene che Don Quixote, Don Flamingo, è uno dei personaggi più misteriosi, più enigmatici, di cui sappiamo meno di tutto One Piece, insieme a Dragon e al dottor Vegapunk stesso. Beh, ditemi che ne pensate di questa cosa e ora passiamo al terzo punto, spunto di riflessione, che in realtà non è uno spunto, ma una domanda che faccio a voi, proprio come l'altra volta. Qual è, a vostro avviso, il frutto del diavolo più sottovalutato di tutto One Piece? Per me è il Noro Noro di Foxy. Sappiamo appunto che il Noro Noro sprigiona i frutti,
i fotoni Noroma, che sono sconosciuti alla scienza moderna. È capace di bloccare ogni oggetto, sia solido che gassoso che liquido, per 30 secondi. Questo corpo che viene bloccato non perde la propria energia, però perde la propria velocità. Infatti, con questo frutto, puoi immobilizzare anche un ammiraglio stesso, puoi immobilizzare un personaggio, forte, forte quanto vuoi. Può essere neutralizzato esclusivamente da uno specchio, proprio come ha fatto Luffy durante la battaglia contro Foxy, poiché lo specchio respinge questi fotoni al mittente. Il problema di questo frutto qual è? È che nelle mani, non so se per volontà di Oda, diciamo, per sminuire un frutto che potrebbe essere altresì devastante, oppure per altra scelta, è in mano a un emerito deficiente, perché Foxy, dai, non me ne volete, tanto simpatico, tanto scemo, è proprio un demente. Pensate solo alle potenzialità di questo frutto. Magari in battaglia, pensate a Marineford per far fuggire Luffy, ad esempio. Oppure in un combattimento su una nave. Te può bloccare uno, ma può essere anche un membro della flotta dei Sette, un ammiraglio, il grande ammiraglio, un imperatore o chi volete voi. Lo puoi bloccare e poi magari buttarlo in acqua, un qualsiasi possessore di un frutto del diavolo. Certo, non sappiamo se magari questo frutto viene neutralizzato da Lucky o cose del genere. Non siamo in possesso di queste notizie, però a mio avviso, se utilizzato bene, può essere veramente devastante. Allora, ditemi voi qual è, a vostro avviso, il frutto più sottovalutato, e scrivetelo qua sotto, datemi le spiegazioni, fate ciò che volete. Detto questo, abbiamo finito. Vi ricordo, se volete, di iscrivervi al canale YouTube One Piece Mike, dove non troverete soltanto queste rubriche da me fatte, ma anche dei montaggi fatti dal sottoscritto che racchiudono tutti i momenti più emozionanti di One Piece. A mio avviso sono molto carini e se volete andate a vederli. Devo dirvi anche un'altra cosa: la settimana scorsa, giocando a calcio, accidente a me, mi sono rotto il crociato e il collaterale del ginocchio, quindi mi dovrò operare prossimamente e non so quanto starò lontano dal PC, e quindi non so quando farò la prossima rubrica. Detto questo, vi saluto definitivamente. Buon capitolo. Buona puntata dell'anime, hasta luego, ciao a tutti!